Io sono Edmund Kean. Ecco, l'immaginavo, visto? Eh già, molti di voi infatti si stanno domandando, ma chi sarà mai codesto Edmund Kean, vero? No, non ve ne faccio una colpa, non ve ne faccio una colpa. La vostra ignoranza è del tutto incolpevole e provvedo subito a colmare la lacuna. Il più grande attore che sia mai apparso sui palcoscenici del mondo. Invece, i pochi di voi che per alta cultura sono a conoscenza di questo dato, a loro volta si chiederanno: ma Keane non è defunto da quasi 200 anni? 182 per l'esattezza. Beh, allora tutti a questo punto vi domanderete: ma se è defunto, come fa a trovarsi qui davanti a noi? Presto detto, sono stato incaricato di una specialissima missione. Per una sera, questa, scendere sulla Terra, qui, su questo palcoscenico, in questo vostro tempo deviato da una sottocultura devastante, immonda prostitutio temporum che vi ammannisce una serqua infinita di cabarettari, fizionisti, reality showisti, tronisti, insomma gentuccola, vero? Passanti, che presentati in quella scatola dai pupazzi semoventi che chiamate televisore, vengono spacciati per grandi attori, ribaltando così i valori artistici, poveri voi come siete messi. Scendere sulla terra, dicevo, al fine di illuminarvi, affinché acquisiate definitiva contezza di quello che è un vero grande attore. E chi, meglio del Keane, il più grande di sempre, avrebbe potuto assolvere appieno tale missione? Ed eccomi qui. Ah, devo per correttezza informarvi che io in vita non avevo lo splendido aspetto che voi ora avete il privilegio di ammirare, no? Ero fisicamente irrilevante, alto appena mio cruccio esistenziale, 1,62 m. Sì, la mia statura esteriore era in totale discrasia rispetto alla mia gigantesca statura interiore, e così ho postulato, come compenso alla missione, che la statura del corpo da assegnarmi per questa sera venisse perfettamente integrato, vero, con la mia statura interiore. Si sono riuniti in celestiale assemblea e, lasciandomi il viso dalla maschera altamente icastica ed incisiva che mi ha sempre contraddistinto, hanno al fine deliberato per questa configurazione fisica atletica e sistemata sulla bellezza di 1,90 m, 89,5 per l'esattezza. Non mi è molto chiara la ragione di questo mezzo centimetro, ma va benissimo, va benissimo. Non potevo chiedere nulla di me. No, 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 benissimo, nulla questo. Eh? Ah, già, sì. Sì, mi suggeriscono di elargirvi questo avviso preventivo. Vedete, io sono anche un mito e i miti non vanno mai smitizzati, mai. E sappiatelo, di un mito non è importante soltanto la parte asseverata, vero? Ma tutto il resto anche. Tenetelo ben presente. Tocca quindi che vi parli di me, della mia vita e delle mie opere. Abbiate un attimo di pazienza, devo riprendere urgentemente, imprescindibile e fondamentale contatto con un vecchio amico. Un amico che mi è stato fedele per tutta la vita, fino a determinare anche la mia dipartita terrena, l'alcol. D'accordo, eh? Ad libitum.
Eccellente questo brandy. Davvero eccellente, mi compiaccio. Dunque, nacqui a Londra il 17 marzo del 1789 da Edmund Keane, ovviamente senior, il quale morì suicida poco dopo la mia nascita e non a motivo della medesima, e Anne Carey, una coppia di attori assolutamente mediocri. E questo, vedete, è un costante per quanto riguarda i figli d'arte, almeno nell'ambito meno della recitazione. I figli di attori mediocri sono grandi attori, e mutatis mutandis, i figli di grandi attori sono attori mediocri. Beh, si vede che la natura ha provveduto a questo contrappeso che, almeno a quanto ne sappia io, non presenta eccezioni. La mia prima apparizione in scena avvenne all'età di appena 4 anni, come Cupido, sì, in un balletto. Beh, ovviamente un'apparizione del tutto spuria, vero? Ero un ragazzo, che lo dico a fare, estremamente intelligente e vivace, di carattere individualista, ribelle e insofferente di ogni disciplina. In particolare a scuola, laddove, come ogni genio vero che si rispetti, mal tolleravo la imposizione dei programmi istituzionali, cimento ideale dei mediocri per accaparrarsi il ruolo di primo della classe. Il genio, al contrario, dei primi della classe se ne sbatte altamente, molto al di sopra, è un fuori classe. E i fuori classe, a differenza vero dei primi della classe, non sono governabili. Ero così insofferente, vero, della disciplina scolastica che a 10 anni, pensate, scappai di casa e mi imbarcai come mozzo. Però ben presto mi resi conto che la disciplina sulla nave era di gran lunga più pesante, vero? E così, non potendo rescindere il contratto, simulai prima avvisaglia di istrionismo d'essere sordo. E fui così abile in questo ruolo da gabbare persino i medici in morale. Venni finalmente licenziato con sommo mio gaudio e sbarcato. Intanto mia madre era morta e così venni accolto dal fratello di mio padre, Moses Keane, mimo e ventriloquo, amante vero delle opere di Shakespeare, che mi iniziò le medesime facendomene innamorare perdutamente e alla pantomima. Ma dagli con la moria familiare, anche lui defunse. E così ad occuparsi di me fu la sua amante Charlotte Tidswell, attrice, che intuito il mio incommensurabile talento provvide a fornirmi, vero, i rudimenti dell'arte recitativa. E qui arriviamo. Ero così invocato che a soli 14 anni, ripeto, venni scritturato allo York Theatre nel ruolo, appunto, come dicevo prima, di Amleto, il pallido principe d'Amleto, figurato, ero piccolo, vero? Bene, ebbi il primo mio successo, che naturalmente ebbe una certa eco, come dicevo, tanto che il re, vero, mi invitò a palazzo per vedermi recitare. Ma da ciò non sortì nulla, anzi, esaurita la curiosità, l'enfant prodige venne presto obbligato. E allora, per vivere, mi adattai a lavorare in un circo, ma una disastrosa caduta da cavallo mi procurò fratture ad ambo le gambe e venni anche qui licenziato. Intanto la vocazione premeva, vero, e cercai di ottenere scritture in teatro. Non fu facile, però a 18 anni venni scritturato presso il Belfast Theatre, in ruoli anche di un certo rilievo, però purtroppo il mio carattere intemperante provocò anche qui, indovinate cosa, il licenziamento. E allora venni scritturato nella compagnia di Samuel Butler, dove mi innamorai, corrisposto, della giovane prima attrice Mary Chambers, con la quale nel 1808 convolai a nozze. Costretto anche qui, e sempre a causa del mio carattere, ad abbandonare la compagnia, mi ridussi a lavoricchiare in provincia, in teatrini, in periferici, con compagnie di guitti e saltimbanchi. Mary mi aveva seguito, rinunziando alla sua carriera, intanto nacquero i 2 figli, Howard e Charles, che trascinavo assieme a Mary in quella vita sordida e grama. Avevo già cominciato bene, ed ero spesso ubriaco. Nel 1811, la prima grande occasione, interpretare il Riccardo III di Shakespeare, occasione che sprecai stupidamente.
Sì, mi presentai in scena completamente sbronzo, il pubblico mi contestò, io replicai insultandolo ferocemente, i critici mi sbronarono e novità assoluta per il sottoscritto, venni, nominato un po', licenziato. Ecco, e allora tornai in provincia e mi adattai a lavorare in compagnia di comici itineranti. Facevo lo Zanni, facevo l'Arlecchino e per sedare la depressione e la tristezza non facevo che bere a tutto spiano. No, però qualcosa di utile l'avevo imparato in quelle compagnie itineranti, sapete? Sì, come per esempio l'arte della improvvisazione, fondamentale, per un attore, e certi stratagemmi scenici che affondavano le radici nella commedia dell'arte, come per esempio l'uso della carrettella, detta anche padovanella, cioè come? Attraverso iterazioni fonetiche, vero? E o sospensioni vocali sapientemente utilizzate, portare il pubblico all'applauso. O certi trucchi, come ad esempio, vediamo un po', ecco, come ad esempio caratterizzare la parlata del vecchio biascicante, ponendo semplicemente, vero, la lingua fissa sugli. E come vi l'effetto biascicio è immediato, senza sua vecchia fatica. Se invece la poniamo fissa sugli dietro gli incisivi superiori, cioè dall'ercosodonto al superiore, tecnica essenziale, vero, per chi abbia la sventura di essere astemio, avremo subito l'ubriaco, come vedete, l'ubriaco, no? E a questo punto basta accompagnare questa parolaccia, vedo, con gli sboreolamenti tipici del succo e il gioco è fatto sul piano mimico. Oltre alla consueti esercizi, vero, di mimica facciale, sui quali non indugio per non tediarvi, un esercizio particolarmente arricchente, perché dava un'altissima capacità di gestione, vero, delle proprie espressività, delle proprie facoltà espressive facciali, consisteva nell'imprimere contemporaneamente sulla parte sinistra del viso una espressione e sulla destra l'espressione opposta, per capirci. Facciamo conto che la parte sinistra sia la parte no, va bene? Diciamo una parte irata, grifagna, vedete? Ovviamente la parte destra come sarà? Cordiale, sorridente, no? Una cosina semplice, vero? Per chi sia profondamente schizofrenico. Ah, si imparava anche, esercizio all'epoca, vero, molto praticato, a mettere in difficoltà i compagni di scena sgradevoli. Si andava dallo spingerli negli angoli bui del palcoscenico, io in questo fui un eccelso campione, nonostante il mio scarso ingombro fisico, vero, fino a destituire dell'attenzione del pubblico un collega cane, vero, impegnato in un monologo con la tecnica cosiddetta della farfalla o della blatta virtuale. Le illustro. Poniamo che io stia in scena con un cagnolino, fate voi la razza ininfluente, vero, che stia mugolando un monologo. A un dato momento io decido che il pubblico deve essere sgravato da cotanta tortura. E allora devo togliere l'attenzione del pubblico al cagnolino. Cosa faccio? Con niente di speciale, con la massima nonchalance. Il cagnolino continua a mugolare, ben inteso. Dopo un po' vedrete che tutti, platea e galleria, staranno con un nasino per aria a guardare che diamine io stia osservando. La blatta è la stessa cosa praticata a terra. Sapete perché è più marchiante per il cimurrico? Perché il suddetto a un certo punto si troverà in sala una platea di distratti impiccati nel vano tentativo di guardare cosa io stia osservando, la blatta virtuale. Tecniche queste con le quali io vi garantisco nella mia carriera ho letteralmente liquefatto in diatesi lacrimali inarginabili mute intere di cani da palcoscenico. Già. Però intanto la vita di Stenti peggiorava. Vagheggiavo grandi teatri, sognavo di interpretare Shakespeare, ma non accadeva nulla. E io bevevo.
ad aggravare il tutto, il mio amato primogenito Howard si ammalò di polmonite e morì. Il dolore fu immenso, immenso, quasi impazzì. Nei fumi dell'alcol lo vedevo come fosse vivo, ci parlavo. Howard, Howard, bambino mio, un'ossessione. Nei rari momenti di lucidità mi riprendevo, ma restavo così, annichilito. Mary non sopportava più quella vita. Mi rimproverava aspramente per la mia inettitudine ed io reagivo con la mia solita arroganza. Ecco, guardate, siamo alle solite. Pensi solo ad ubriacarti, Edmund. Ubriacarti e sognare grandi teatri che non vedrai mai. Sta zitta, Mary, sta a non cantarmi la solita canzoncina stonata. Quando ti ho incontrato, io sì che lo facevo il vero teatro. No, tu non facevi il vero teatro, Mary, tu facevi ricamucci di parole. Meglio sempre che dimenticare la parte, come facesti tu, rovinandomi la scena. Era una pausa lunga quella. E tu me la rovinasti. Sei stato capace di farti cacciare dovunque per le tue intemperanze. Ma io allora non capii, accecata com'ero dalla passione, chi eri veramente. Un misero guitto, roso da un'ambizione impotente, velletario, impertinente, privo d'umiltà! Eccola, l'umiltà! L'umiltà! L'umiltà è per i mediocri, Mary. Cosa c'entro io con l'umiltà? Te la lascio volentieri tutta. Sai solo rifiutare le scritture che ti propongono. Oh, me le chiami scritture quelle? Misere seconde parti indegne del mio talento. No! Io non mi abbasserò mai a queste umiliazioni. Dovessi continuare a fare lo zanni in provincia per il resto dei miei giorni. Aut Caesar! Aut nullus! Pazzo irresponsabile, non sei solo, Edmund! Hai famiglia! E sono quasi 6 anni che la trascini nella tua miseria. Tra squallide locande, su carri fradici, palcoscenici fatiscenti e compagne da fame che sperperi nelle bettole. Una volta credevi in me. Una volta sì, ho creduto. Creduto in quello che tu hai voluto farmi credere. Perché ti amavo. Ma oggi... Oggi non mi ami più, Mary? Non lo so. Non so più nulla. Oramai ho perso ogni speranza, ogni fiducia. Sì. Tu odi tutto il mondo. Il pubblico, i tuoi colleghi. Io colleghi? Io non ho colleghi. Nessuno! Può essermi collega. E sei riuscito perfino a fallire quando ti hanno offerto il Riccardo III. Perché ho commesso l'errore di presentarmi in scena ubriaco come fa il Cook. Ma a lui è concesso tutto, ormai da lui accettano tutto. Ha insultato tutti, il pubblico. Ah, sì, tacete, cari rognosi, quando ve l'ordino. E ricordi che cosa ha scritto la critica del grande Edmund King? Cialtroni, bastardi incompetenti. Chi è questo King? Un attore senza decoro né voce, monotono ed opprimente. Guarda, verrà il tempo, sappi che verrà il tempo. Master Betty, ti ho offerto di recitare con lui, perché non... Mai! Master Betty è un gigione di infimo conio, che vomita parole di cui non capisce il senso, con una voce che gracida come un rospo nei toni bassi e stride come una puleggia arrugginita in quelli alti. Con lui mai! Ma certo! Tu ammiri solo te stesso! Sai amare solo te stesso! Ma si tratta di un amore malato, Edmund! Nutrito solo dalla tua incontenibile mania di grandezza! Egoista! Egoista e megalomane! Un diamante lo si deve accettare con tutte le punte. Guai a smussarle, otterresti solo un'incongrua pallina. Io volevo solo un po' di tranquillità, di certezza. Certezza! Io avrò la gloria! Questa è la mia certezza! E tu? Tu vestirai come una regina, Mary, e ti pavoneggerai in carrozza per le vie di Londra. Howard studierà nel migliore collegio d'Inghilterra. Non Howard! Charles! Ci è rimasto solo Charles! Basta con questa tua ossessione da binazzato, basta!
per farmi male. Lo dici perché Howard mi somiglia. Howard è morto! Lo capisci? Morto! Morto di polmonite a causa dei disagi a cui tu ci sottoponi da anni! Basta, Mary, basta! Sta zitta! Non voglio più sentire! Non ti voglio più sentire! Va via! Non frapporti fra me e la mia luce! Va via! E ricordati, Mary! Ricordati! Io avrò Londra ai miei piedi e Howard studierà a Eton! Dicembre 1813. Mi trovavo al massimo della prostrazione quando inopinatamente mi viene recapitato un laconico invito da parte del comitato direttivo del teatro Drury Lane, che si vociferava fosse in grave crisi. La signoria vostra è invitata presso questo teatro il giorno 20 dicembre alle ore 17 per comunicazioni importanti. Firmato Lord Price, consigliere delegato capo del Drury Lane. Ma cosa diamine vorranno da me costoro? Che cosa faccio? Vado. Beh, perché non dovrei andarci? Non ci perdo nulla, ovviamente. Boh, ma se non altro, posso andarci per pura curiosità. Pura curiosità. Non dissi nulla a Mary. Non lo so perché, ma così non le dissi nulla. Il giorno 20 dicembre, alle ore 17:15, ero seduto davanti alla commissione, perfettamente sobrio, e ben centrato nel mio consueto atteggiamento da guascone. Lord Price prese la parola. Era un omiciattolo, costruito con materiale di risulta e palesemente giunto tardi alla distribuzione dei colli. E questa assenza anatomica aveva determinato una laringe così breve che le corde vocali erano pressoché ipotetiche. Il tutto aggravato da un palato piatto, da qui una voce estremamente nasale e schiacciata. Signore Keane, noi avremmo pensato, per una serie di nuovi esperimenti che vorremmo condurre, vero, nel nostro teatro, di affidare a voi la direzione artistica. Ebbi un moto interiore che subito repressi e, aumentando, vero, la mia postura sussiegosa, dissi con aria via più distaccata. Prego. Dicevo, abbiamo pensato a voi per dirigere il nostro teatro in una serie di nuovi esperimenti. Cosa rispondete? Beh, oddio, io cosa rispondo? Dovrei avere, vero, un po' di tempo per riflettere sulla vostra proposta. Cosa posso dire? Dico così, su due piedi. Sì, accetto. Ah, bene, bene. E allora ci rivediamo domani qui alla stessa ora per il contratto. Naturalmente corsi subito a casa. Mary! Mary! Cosa sbraiti? Che c'è? Mi hanno affidato la direzione artistica del Drury Lane! Hai fatto il piano in qualche bettola? Cos'è? Una nuova ossessione? Ma no, Mary, no, è vero, è proprio vero! Mi ha convocato il comitato al completo e me l'ha offerta, me l'hanno assegnata, davvero! Domani firmo il contratto! Stanno fallendo, lo sai? Ma sì che lo so, certo! E perché l'hanno offerta proprio a te? Un 25enne inesperto, te lo sei domandato? No. Evidentemente per disperazione. Tutti gli altri avranno rifiutato. E vabbè, ammettiamolo pure, allora. Allora ti vogliono sfruttare. Loro, a me. Sarò io se mai a sfruttare loro. Come no? Cerca di non farti fregare, Edmund. E per una volta tanto, metti da parte il tuo stupido orgoglio.
Però che entusiasmo, che fiducia. È proprio un conforto avere una moglie così contemperata. Farmi fregare io. Oh, ci vuole altro, ben altro che quattro scarafaggi come quelli. Dunque devo stabilire, vero, alcuni punti fermi sui quali non recedere. E punti fissi. Non molti, ma ben fissi. Vediamo un po', non molti, diciamo. Uno, ma granitico, carta bianca per la scelta dei lavori da mettere in scena e per la scelta degli attori da scritturare. E così il giorno dopo mantenne il punto. Non fu difficile, devo dire, almeno per quanto riguarda la scelta dei lavori. Per quanto riguarda la scelta degli attori, mi consentivano ovviamente di sceglierne, ma si riservavano il diritto di scritturarne anche scelti da loro. La cosa non mi aggradava, ma feci buon viso a cattivo gioco. Voleva dire che se mi avessero appioppato un cane inemendabile, avrei risolto o smembrandogli le battute, lasciando soltanto i moncherini giusto per attaccarvi le mie, oppure l'avrei reso il più possibile silente, dicendo io le sue battute col vecchio sistema del so bene cosa volete dire, sua battuta. Ma io vi rispondo che mia battuta. A questo punto voi direte che sua battuta, e così via, per quanto la presenza di un cane silente sia abbastanza inquietante, è sempre meglio, vero, di un cane latrante. Ma diciamo che lo stipendio, la paga, non era un granché. Però non feci questioni. L'accettai a una condizione, vero? Che mi venisse affidata, venisse assegnata una percentuale sugli incassi. Mi proposero un misero 10%, che accettai con la clausola, però, che sarebbe stato ritoccato eventualmente in un futuro a seconda, vero, dei risultati ottenuti. Mi chiesero di mettere subito in scena, entro il gennaio successivo, un lavoro, ma per tutti gli dèi dell'Olimpo, compreso me stesso, non aspettavo altro. Naturalmente scelsi il caro vecchio Will Shakespeare, già. Ma cosa? Non potevo assolutamente fallire. Ora, vedete, io ero particolarmente vocato, vero, per i ruoli dei grandi malvagi. Il mio poker d'assi, Riccardo III, Shylock, Macbeth e Iago. Ma quale scegliere? Scartai subito Riccardo. Ma già ero basso di statura, e l'ingobbirmi abbassandomi ulteriormente, No, non mi pareva il caso. No, Riccardo non era affatto adatto a un debutto così determinante il mio futuro. Macbeth e Iago. Beh, sono due coprotagonisti, rispettivamente di Lady Macbeth e di Otello. No, dovevo essere io, e solo io, il protagonista. Dunque, Shylock. Gli altri personaggi gli sono solo contorno. Anche il mercante Antonio, l'eponimo, non è altro che un portatore d'acqua, basta un qualunque pronunciator di parolette. E poi ero avvantaggiato sul piano fisico, no? Un vieco usuraio, lo si immagina subito, l'attrappito, piccolo di statura. Avrei potuto caratterizzarlo meglio e senza difficoltà. Sì, Shylock. Mercoledì 26 gennaio 1814, la prima. Il teatro non era pieno, né mi aspettavo che lo fosse, anzi, diciamola tutta, era mezzo vuoto. Però, come questa cosa, però erano delle presenze importanti, presenze determinanti ai fini culturali, contrariamente a quello che accade nella vostra imbarbarita epoca, dove è il popolare, dunque il dozzinale, a far riferimento di cultura. All'epoca era ancora l'elite, questa elite, la vera, a determinare i percorsi culturali. Mi presentai completamente sobrio, me l'ero imposto. Non avevo paura, ma la smania creativa mi divorava. Sapevo bene che se avessi fallito non ci sarebbero più stati appelli per me. Era questo il momento che avrebbe decretato definitivamente il mio essere Cesare o nessuno.
appena apparvi sulla scena, sentì un lungo mormorio nella sala semivuota. Era stata la mia sola presenza a determinarla. Bene. Avanzai di qualche passo e il mormorio cessò d'incanto. Giunsi al proscenio in un silenzio assoluto, quasi irreale. Il pubblico era lì in attesa, inchiodato, soggiogato dal mio magnetismo. Dio, Dio, se ci riesco posso impazzire. Voi mi domandate a cosa mi servirà la libra di carne di quel fallito di Antonio? Mi servirà per adescare i pesci, va bene? E se non mi dovesse servire per questo, servirà egregiamente alla mia vendetta. Mi ha vituperato, danneggiato, impedito illecito incasso di 500.000, ha riso delle mie perdite, schernito i miei guadagni, ostacolato i miei affari, allontanato i miei amici, alzato i miei nemici. E qual è la ragione di tutto questo? È che sono ebreo. Ora io dico, ma non ha forse occhi un ebreo? Non ha mani, organi, sensi, affetti, dimensioni, passioni un ebreo? Non è nutrito dallo stesso cibo di voi cristiani? Ferito dalle stesse armi, vittima delle stesse malattie, guarito dalle stesse medicine, riscaldato o raffreddato contro lo stesso inverno e la stessa estate? Se voi ci solleticate, non ridiamo forse? Se ci pungete, non diamo sangue? E se infine ci oltraggiate, non dovremmo forse vendicarci? Se siamo uguali a voi cristiani in tutto, lo saremo anche in questo? O no? Se un ebreo offende un cristiano, quale sarà la reazione? La vendetta. E se un cristiano dovesse offendere un ebreo, quale sarà allora la reazione secondo l'esempio fornito da voi, cristiani? Ovvio, la vendetta! Il male che mi avete insegnato, io lo applicherò tutto, tutto! E sarà molto se non mi ingegno a perfezionare. Successo? Ma parlare di successo è poca cosa. L'intelligenza londinese, artisti, nobili, maggiorenti, intellettuali, erano strabiliati. Byron si precipitò nel mio camerino, mi strinse con forza le mani dicendomi: in voi agisce il divino. La critica, oh, la critica si abbandonò, a esaltazioni che nemmeno il grande Garrick era riuscito a suscitare. Ecco, sentite un po' cosa scrisse Hillebrand, decano della critica inglese, in genere molto tirato, vero, nei suoi giudizi. Keane ha stupito tutti con il suo fuoco e la sua raffinatezza. È stato vivo in ogni muscolo, in ogni sguardo, in ogni intonazione. I gesti erano precisi ed eloquenti, le espressioni del viso parlavano ancora prima delle parole, e i suoi meravigliosi occhi, il suo strumento forse più prezioso, balenavano di genialità. E Hazlitt, altro grande critico: abbiamo visto attori di maggiore fama,
ma nel rendere il conflitto delle passioni, nell'acutezza sarcastica, nella rapidità con cui varia il tono, Kean presenta una successione di immagini sorprendente. Nessuno può essergli uguale. Egli è magistrale. E ancora, il suo spirito e il suo talento riempiono il palcoscenico. Ardono in ogni suo angolo come nessuno da anni sia stato in grado di fare. Nessuno può eguagliarlo per voce, sguardo, azione, leggerezza e vigore, fuoco interiore, spinta spirituale che rivela all'esterno tutta la sua geniale potenza interiore. La bellezza della sua recitazione consiste nel conciliare gli opposti, e questa conciliazione va oltre l'umano. Conciliazione degli opposti. Alchimia delle alchimie, esattamente quello a cui da tempo mi dedicavo, che perseguivo con tutto me stesso. Ma quali sono, quali erano e quali sono questi opposti? Un attimo, eh? Urge umettamentugola. Scotch! Però vi trattate bene lassù, eh? Hai capito?